Cominciamo la sessione di questa mattina con Gian Mario Follini, Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile. E la ragione per la quale cominciamo con questa relazione è legata al fatto, alla vostra presenza come studenti, che come vedrete il tema della pedagogia, di una pedagogia appunto legata all'ambiente, all'agricoltura e a questa nuova forma di agricoltura che poi è antica, l'agricoltura ecologica, diciamo, è uno degli elementi centrali della Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile, e quindi il legame tra istruzione, pedagogia e nuova agricoltura è al centro appunto di questa esperienza. Quindi lascio subito la parola a Gian Mario Follini. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno a tutti, sono Gian Mario Follini, coordino questa esperienza che si chiama Scuola Ambulante di Agricoltura Sostenibile, nel senso che dirò immediatamente che la nostra non è una scuola, okay? Nel senso tradizionale, nel senso classico del termine. Noi abbiamo, come dire, abbiamo ripreso questa grande esperienza italiana che furono le cattedre ambulanti e che qui a Brescia, come dire, è capitato l'anno scorso di partecipare ad un evento sul tema della cattedra ambulante di Brescia. Le cattedre ambulanti dal nostro punto di vista sono interessanti, tutta l'esperienza delle cattedre ambulanti, diciamo, per una serie di elementi che poi ritroviamo anche oggi. Il primo elemento era ed è stato quello di trasferire i saperi, i nuovi saperi che venivano dai processi di industrializzazione e così via, alle campagne. E la cosa interessante del metodo delle cattedre ambulanti era appunto quello che il sapere dai centri di produzione andava nelle campagne e infrastrutturava, diciamo così, anche con sistemi che oggi da un lato ci fanno anche in parte sorridere, ma che allora erano sistemi molto avanzati. Le cattedre ambulanti portarono il cinema nelle campagne, le cattedre ambulanti portarono quelle che oggi chiamiamo le newsletter nelle campagne, quindi facevano pubblicazioni. Le cattedre ambulanti erano delle strutture molto snelle e leggere che presidiavano i luoghi e i mercati agricoli locali, quindi c'era un rapporto, diciamo, virtuoso tra dei saperi, che erano appunto dei saperi contestuali, e dei saperi locali. Noi ci siamo rifatti a questo metodo, ovviamente, perché ci interessava molto, anche perché noi non siamo, diciamo, come rete non veniamo dal mondo agricolo, noi veniamo dal mondo della ricerca, dal mondo della ricerca sociale, e veniamo dal mondo, diciamo, di chi negli ultimi 30 anni si è occupato di sistemi di piccola e media impresa, di distretti industriali e così via. Siamo degli agenti di sviluppo del territorio, non siamo né agronomi, non siamo persone che si occupano di tecniche agricole. La cosa interessante per noi è che oggi abbiamo alcuni elementi, diciamo soprattutto di tipo tecnologico, che ci permettono e ci consentono di fare cosa? La principale attività che noi facciamo è quella di interconnettere le comunità di pratica che ci sono sui territori e, diciamo così, e da questo punto di vista l'interconnessione offre evidentemente un set di competenze, di saperi e così via che sarebbero inutili e sarebbe stupido riprodurre in una scuola, no? C'è un sistema di sapere diffuso, ma soprattutto ci sono comunità che negli ultimi 40 anni, in particolare in Italia e soprattutto legato al mondo del biologico, hanno maturato delle esperienze significative. E allora, diciamo, la nostra funzione è quella, diciamo così, di costruire dei progetti di territorio che abbiano l'agricoltura come un elemento, diciamo, centrale o fondamentale. E da questo punto di vista potete capire che noi guardiamo con un occhio di riguardo a tutto il tema delle aree interne italiane, che sono le aree dello spopolamento, le aree dell'abbandono, e quindi da questo punto di vista costruiamo dei progetti territoriali che hanno l'agricoltura come centro, ovviamente, ma che ovviamente ragionano su un tema di nuova comunità, cioè di come ricostruire comunità nei territori che hanno, diciamo, dei problemi, ripeto, di abbandono, di invecchiamento della popolazione,
di depauperamento, diciamo, delle risorse giovanili, perché la maggior parte dei giovani poi da queste aree se ne vanno. E da questo punto di vista, ripeto, il tema è come riusciamo a costruire delle nuove comunità dove il tema dell'agricoltura, il tema di produzioni ovviamente agricole che abbiano degli elementi, diciamo, di qualificazione. Per noi il biologico ovviamente è un punto di partenza, non un punto d'arrivo, perché in realtà il tema vero riguarda invece la costruzione di economie territoriali, quindi, diciamo, di filiere territoriali. E da questo punto di vista, ad esempio, ci interessa molto capire qual è il giacimento gastronomico di un territorio, perché da lì dobbiamo ripartire in qualche misura se vogliamo ragionare sulla ricostruzione di filiere territoriali, perché ci sono dei saperi che sono ancorati molte volte in produzioni che ancora ci sono, ma in realtà abbiamo un patrimonio di agrobiodiversità laddove è ancora presente, ovviamente, perché poi le politiche verdi hanno fatto quello che hanno fatto sui territori e nelle aree interne, nel senso di devastazione, no, del nostro patrimonio agroalimentare. Da questo punto di vista, io per arrivare subito al dunque, siccome poi, come dire, ragioniamo rispetto a un tema di quali sono le comunità, quali sono, diciamo, le comunità di pratica che oggi abbiamo, ci sono sul territorio italiano. Noi abbiamo appunto cominciato a costruire questo sistema a rete, che è un sistema appunto che si fonda su delle piattaforme tecnologiche. Come potete vedere, noi utilizziamo molto i social, noi utilizziamo ovviamente diciamo tutta la parte di infrastruttura tecnologica, perché questo ci permette di arrivare e di essere presenti, diciamo, un po' dappertutto. È per questo che noi non siamo una scuola nel senso classico del termine, no? Non abbiamo una sede, okay? Abbiamo una sede che è una sede virtuale che sta sui social, che sta nelle diverse piattaforme dove stiamo. Allora, quali comunità? Okay. Quali comunità di contadini? Quali comunità anche di nuove comunità di abitanti e di residenti per questi territori? Bene, allora, innanzitutto la comunità dei coltivatori custodi, che noi continuiamo a considerare l'elemento fondante, l'elemento principale di qualsiasi politica agricola si voglia fare in Italia. Okay. E da questo punto di vista, però, come dire, il fatto che noi veniamo dall'arco alpino, perché la scuola ambulante viene dall'arco alpino, viene da un'esperienza che abbiamo maturato prima, fa sì che noi collaboriamo con la Fondazione Svizzera Prospece Rara, okay? Non collaboriamo con, o collaboriamo poco con invece comunità di coltivatori custodi italiane, e vi spiego perché. Perché in realtà il modello di Prospece Rara è il modello dal nostro punto di vista che ci interessa di più. Il modello di Prospece Rara è un modello abbastanza semplice concettualmente, cioè è fatto da una rete di coltivatori custodi, da una fondazione, da due società sementiere e da aziende agricole. Okay? Il cuore di questo modello ovviamente sta nei coltivatori custodi, perché non necessariamente le aziende agricole hanno interesse, ovviamente, di mercato, interessi economici, a salvaguardare l'agrobiodiversità di un territorio. Quindi l'agrobiodiversità del territorio viene salvaguardata dalla rete dei coltivatori custodi. Però per fare questo, siccome la rete dei coltivatori custodi solitamente sono giovani, coppie, appassionati e così via, e ovviamente non possono accedere a delle risorse economiche in quanto non sono aziende agricole, non stanno dentro quei circuiti, noi dobbiamo creare dei sistemi virtuosi che ci permettano di finanziare i coltivatori custodi, okay, attraverso questo processo, cioè coltivatori custodi, fondazione, società sementiere e aziende agricole. Okay. Se voi andate alla Coop Svizzera troverete le bustine di semi di Prospece Rara, okay, non quelle diciamo, che troviamo nei supermercati italiani, che sono di semi ibridi, diciamo, di provenienza olandese. Quindi questa è la prima comunità. Poi una comunità ovviamente di cercatori di nicchie, perché qui introduciamo un ulteriore elemento di complessificazione rispetto al ragionamento, perché in realtà noi abbiamo, diciamo, il cibo lo possiamo produrre in due modi. Possiamo fare il lusso accessibile,
che è il modello slow food, o possiamo fare il cibo democratico, ok? Perché? Perché il cibo democratico deve costare poco. E in realtà abbiamo anche dimostrato che su alcuni settori, e non cito quali ovviamente, però si possono fare dei prodotti biologici che costano meno dei prodotti industriali, perché la sfida deve essere anche questa, cioè noi dobbiamo mangiare tutti bene, ok? Tutti hanno diritto ad un'alimentazione sana, giusta, pulita, responsabile e così via. Non solamente nicchie di mercato, non solamente prodotti di lusso accessibile. Allora, per far questo, ovviamente con i cercatori di nicchie noi abbiamo un rapporto privilegiato con i ribelli del mito storico, che sono un presidio slow food. I ribelli del mito storico, per chi non conosce l'esperienza, e anche qui a noi ci interessa il modello, non ci interessa, diciamo, il fatto che sia il quinto formaggio più pagato al mondo. Questo, diciamo, è una derivata, ok? Che sia il quinto formaggio più caro al mondo e che venga battuto nelle aste di Londra piuttosto che, ok? Ci interessa il modello, perché il modello del mito storico è un modello di azionariato diffuso, partecipazione della popolazione, ok, ad un progetto di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione di un prodotto di nicchia, perché il mito storico viene fatto in 1200 forme l'anno. La terza comunità con cui lavoriamo ovviamente sono le comunità di condivisione. In questo senso noi non siamo solo e non guardiamo solo al mondo agricolo, guardiamo ad esempio con grande interesse alle cooperative di comunità, guardiamo con interesse a tutta questa normativa, a tutti questi nuovi strumenti che abbiamo per poter operare sui territori, le associazioni fondiarie, le cooperative di comunità, le reti di imprese, cioè noi abbiamo una struttura, diciamo, che ci permette di fare delle cose, poi però dobbiamo, come dire, costruire dei processi con cui arriviamo a costruire cooperative di comunità, arriviamo a costruire associazioni fondiarie per, diciamo, la manutenzione del territorio e la valorizzazione del territorio. Poi ovviamente abbiamo la comunità delle imprese, delle comunità dei territori, ovviamente. Su questo, ad esempio, noi la collaboriamo con Fa la Cosa Giusta nella costruzione del format dei territori resistenti, ok? I territori resistenti sono in realtà delle realtà in cui l'esperienza secondo noi più matura e con quale abbiamo rapporti è la cooperativa Caradra di Lecce, che fanno aridocultura, ok? E che, aspetta, ce l'abbiamo pure, e che è interessante perché anche qui, perché è un modello di nuova agricoltura dove ci sono i giovani. Ci sono 8 giovani con competenze diverse che vanno dalla comunicazione al marketing, ovviamente all'attività agricola e così via, ok? E questo ci sembra l'elemento, diciamo, un elemento importante, perché in realtà noi stiamo ragionando di un'agricoltura che è un'agricoltura che torna ad essere sociale, ok? Torna ad essere un patrimonio collettivo, torna ad essere anche nelle sue forme agite, ok, un elemento di cooperazione sociale. Nell'agricoltura, diciamo, quella che per definizione chiamiamo industriale, convenzionale, eccetera, solitamente l'azienda è sola nel rapporto con il mercato. È il one to one, no? Se vogliamo utilizzare questo termine. Cioè, in realtà noi stiamo ragionando su ricostruire un'agricoltura che è sociale, che è territoriale, che contiene dei grandi elementi di novità e anche di innovazione, perché anche questa storia dei bei tempi passati ci convince poco, no? Perché poi in realtà i bei tempi passati voleva solo dire fame, miseria, prodotti che certamente non hanno le qualità o che non possono avere le qualità che oggi hanno i nostri prodotti, perché possiamo vederne, diciamo, le caratteristiche nutraceutiche, cioè possiamo vedere tutta una serie di cose che nel 1800 non c'erano. E quindi da questo punto di vista il tema di intrecciare la tradizione con l'innovazione, però di guardare molto all'innovazione e poco alla tradizione, nel senso se appunto diventa solo retorica. E poi ovviamente anche qui, siccome il tema è un progetto di tipo territoriale, ci sono le comunità del vivere e del fare green,
ok? Gli ecovillaggi. Oggi in Italia c'è una realtà di ecovillaggi che comincia a svilupparsi, ad esempio dentro tutte queste forme di bioarchitettura che anche qui riprendono il recupero e l'utilizzo di materiali dalla lana, no? Che viene dalla lana di pecora, che è considerata un rifiuto speciale, ma che invece può tornare ad essere un elemento per fare come fa un'imprenditrice sarda, no? Che fa dei mattoni per le case, e poi con la comunità ad esempio dei ristoratori. Noi collaboriamo con Slow Cooking, collaboriamo con i ristoratori di territorio, cioè quelli che utilizzano materie prime di territorio nella strutturazione dei propri menu e delle proprie offerte di ristorazione. Slow Cooking anche qui è nata, è una rete lombarda, okay, che associa circa 25 ristoratori che ad esempio mettono nella carta del menu, mettono i prodotti del territorio, chi li produce e così via, insomma, può andare di corsa. Quindi poi ovviamente collaboriamo, visto che abbiamo una piattaforma tecnologica, con delle comunità virtuali. Collaboriamo evidentemente, in particolare stiamo sviluppando un progetto con Cibo Prossimo di Milano, okay, su un tema, diciamo, di connessione tra produzione e consumo, che non è l'e-commerce ovviamente, perché qui si sente sempre, no, queste cosettine, che l'e-commerce, okay. Cioè, stiamo ragionando di come dire, cioè oggi lo smartphone ci dà la possibilità di disintermediare, e quindi, come dire, ragioniamo su, diciamo, su un elemento di innovazione che ci permette di far crescere da una parte la visibilità dei produttori e dall'altra di fare cultura e informazione rispetto ai consumatori. Quindi adesso se devo chiudere, diciamo, come dire, in realtà questo lavoro di connessione tra queste diverse comunità produce la scuola ambulante. La scuola ambulante è questo, è un metodo, non è, diciamo, non sono lezioni teorico-pratiche su come si fa l'orto, quelle le lasciamo fare alle associazioni, diciamo è giusto che facciano questo tipo di cose, anzi ce lo fanno in maniera, no, interessante, come ad esempio l'orto sociale di Cesate, con cui collaboriamo, dove ad esempio si fa un lavoro integrato, ad esempio sugli aspetti di accoglienza degli immigrati e di costruzione di competenze. Noi lavoriamo anche con gli orti sociali da questo punto di vista, quindi lavoriamo anche all'interno di contesti metropolitani, non lavoriamo solo nelle aree interne. E allora l'ultima cosa, noi però rispetto a tutto questo ci siamo anche assunti la responsabilità e la voglia di promuovere un progetto che si chiama Potere allo Sciame e che riguarda l'apicoltura. L'apicoltura oggi non è diversa dall'agricoltura, cioè il modello industriale, che poi sia convenzionale o biologico, okay, è presente anche in apicoltura. Okay? Le arnie che vedete, diciamo, nel panorama tradizionale dell'apicoltura sono le arnie a sviluppo verticale. Ok, allora noi invece stiamo sviluppando un'arnia orizzontale, non verticale, un'arnia che viene e che promuove il benessere animale, un'arnia che è più vicina ai modi, alle tecniche, diciamo, è più vicina alle modalità con le quali le api costruiscono alveari, favi, cera, miele e così via. Ok, e l'abbiamo e la utilizziamo come metafora in realtà, perché? Perché quell'arnia, quest'arnia orizzontale, contiene tutti gli elementi di complessità, criticità e tutte anche le nuove parole chiave che ci permettono di ragionare non solo sull'apicoltura che verrà, okay, ma anche ovviamente sull'agricoltura che verrà. Allora, la prima cosa interessante di quest'arnia, di cui poi vi abbiamo portato un miele ad assaggiare, okay, a fine cosa avremo la possibilità di degustare il nostro miele, okay? Perché il nostro non è un miele medio che viene il risultato, diciamo, di un maturatore dove viene buttato il miele
per cui hai, diciamo, una sorta di omologazione del gusto. Ogni favo che noi produciamo è un pezzo unico, è unico nel senso della sua composizione, dei suoi sapori e così via. È fatto interamente in cera naturale, non c'è nessun input esterno. Quindi la nostra arnia ragiona, diciamo, sul tema del ciclo chiuso, ok? E ragiona sul tema che noi siamo disposti a rinunciare ad una parte della produzione, perché chi utilizza un'arnia Tobbar accetta di fare il 30% in meno di produzione, ma però in realtà i vantaggi che noi otteniamo sono molto superiori, diciamo, se vogliamo misurarli in termini economici, rispetto a rinunciare a quel 30%. Perché? Beh, innanzitutto perché adesso non voglio fare una lezione di apicoltura, ma nelle arnie tradizionali, io le chiamo tradizionali, intendo dire queste, le date, no? Le ultime, io le chiamo tradizionali, appunto anche qui il termine, che cos'è tradizionale, che cos'è moderno, eccetera. Eccole qua le nostre. Nelle nostre arnie, allora, in natura le api, se lasciate da sole, costruiscono in maniera perpendicolare rispetto al sole, si dice che costruiscono a favo caldo. Noi le abbiamo costrette a costruire in maniera parallela rispetto al sole, quindi abbiamo un favo freddo. Okay. Primo grande elemento di differenza. Secondo grande elemento di differenza è che noi ci fanno sorridere quelli che fanno la didattica chiamando i bambini a fargli credere che le api costruiscono a rettangoli a quadrati. Cioè, le api non costruiscono a rettangoli a quadrati, le api naturalmente costruiscono a semilunga. E diciamo, la forma che più si avvicina è la forma trapezoidale. La nostra arnia è un'arnia trapezoidale. La nostra arnia è fatta anche, proprio perché è di origine, tra virgolette, africana, poi in realtà è canadese, ma comunque, uno può farsela a casa. Okay. Altro grande elemento, cioè i tre assi a casa che vuoi riutilizzare, ti puoi fare un'arnia Tobbar, te la puoi fare a casa. Noi non utilizziamo la genetica spinta, perché? Perché noi in Italia abbiamo una varietà, abbiamo la ligustrica, ok? Oggi ci stanno, adesso poi devo finirla, sennò poi comincio a entrare anche in polemica, ok? Noi stiamo acquistando le Buckfast inglesi, perché appunto, ripeto, l'apicoltura è esattamente uguale all'agricoltura. Stiamo comprando Buckfast inglesi perché rendono di più, perché abbiamo ridotto le api a delle macchine per fare miele. Noi invece vogliamo che l'apicoltura, in questo caso l'agricoltura, ritorni ad essere un elemento, ripeto, di socialità, di costruzione di comunità, di costruzione di economia di territorio, senza dimenticare appunto gli aspetti di innovazione miscelati con gli aspetti di tradizione. Vi ringrazio. Ringrazio Gianmario Follini per questa bellissima relazione sulla scuola ambulante di agricoltura sostenibile, come vedete una forma di... Siccome io nel 1977 ho fatto 2 anni la Pastori, volevo ringraziarvi di essere qui. Quindi dalla Pastori a una forma nuova invece di, appunto, nuova e antica nello stesso tempo, di pedagogia ambulante.